pare che aveva visto dei lampieri. Vai, va. Pronto. Qui torre di controllo, capo di chi? Qui torre di controllo, capo di chi? Volo 0-0-8-108, volo 0-0-8-108, volo. Come? 0-0-8-108. Ma provo. Non se ne fa mai niente. Pronto, mi sentite? Mi seguiamo sul radar e vi diciamo di cambiare rotta, ripeto, cambiare rotta. Francesco, ti conosco, sto volo va a musicare in terreccia e te mi estate. Guarda, non puoi chiedere, non fa l'aeroplano, da sta musica in terreccia, qui! Qui Capodichino, ripeto, torre di controllo di Capodichino, chi va a morto, non rido temporale. Ripetiamo, su Napoli c'è un fortissimo temporale, ripetiamo, Maronna mia, aiutala tu. E capite che ha fatto che la pazza di mia figlia ha cacciato Amanzio. Chi? O marito di tua sorella? Il compagno. Che schifezza. Ah, chi lo sa, chi aveva? No, il bambino voleva dire che noi eravamo tutti affezionati ad Amanzio. È un cavalier servente. Sì, un cavalier servente per Lillina. Amanzio. Chi lo che sa faceva? Scusa. Non sono stati io. E adesso mia figlia sai che fa? Se n'è andata, sì. Ha lasciato Napoli, l'uomo, il lavoro. Fa l'artista, scrive. Ma che ha da scrivere se non ha fatto nemmeno la terza media? Per forza, quella la cacciardo da scuola. Solamente tu la puoi aiutare, proteggila. Ha detto che non si farà più sentire. Non verrà mai più a casa fino a quando... Come stavi scritto in da lettere? Fa presto, leggi. Momento. Ehi. Non mi rivedrete più se non quando sarò riuscita nel mio intento. Due punti. Vivere di fantasia. Virgola. Travolgere il mondo con la mia follia. Puntini sospensivi. E lì è già e puntini ci stanno. Buttate. In una parola, quando avrò tinto il mio mondo tutto di rosa. Punto. Siente, siente. Ma te l'ho detto, solamente tu la puoi aiutare. Proteggila, procurale un protettore. È un'anima benedetta. Guarda, magari un'anima del purgatorio. Hai capito, patete, che le pazze. Ma che sto parlando solo io? Ma che cazzo, devi prendere le parole pure tu, no? Ah sì? Patete, fai una grazia pure a me. Levami a che stanza, per favore. Patete, hai visto? Hanno perduto il cervello tutto quanto a PSAS. Ti prego, Padre Eterno, aiutala tu. Falle ritrovare la via di casa. Ah, potete, dacci un segno. Ve lo diciamo per scrupolo di coscienza. Siete nell'occhio del ciclone. Procurale un protettore, eh? Oh, merda. Io non ho potuto dare un nome che giù. Però io la musica sente sì. Appresso, ex comandante. Io all'appuntamento ci vado. Vattene a casa, ti metti le cuffiette e ti senti un po' di musica che ti piace. Vado di fretta. Signorina,
signorina, aspetti! Signorina, è rosso! Oltre a parlare da sola, passa pure con il rosso! Ah, ma mica hanno ucciso qualcuno! Madonna, che disastro, tutto per terra! Mi potresti anche dare una mano una volta ogni tanto, no? Come ci tu altro dire? Noi, angeli custodi, noi non possiamo intervenire. Io posso solo dare alla mia protetta dei piccoli consigli, se tu... Parole, 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 solamente parole. Quando è il momento di fare i fatti, invece sparisci. Mi pare che tu hai poca voglia di lavorare, caro comandante. Tassì! Il portafoglio, mi rubo del portafoglio. Oh, grazie. Per cappello. Il portafoglio non sta. Buongiorno, signori. Dove andiamo? Via della Giuliana 26. Che fai? Mi freghi il tassì? Ciao! Oh, ma fregate il tassì! Ti avevo pregato di non farti vedere. Che ci fai qui? Come che ci faccio, signori? Guarda che non mi diverto a starti dietro. Non ti ho chiesto io di accompagnarmi. Come, signori, lei un attimo fa mi ha detto via della Giuliana 26. Ah, sì, sì, vada lei, per favore, anche di fretta, perché ho fatto tardissimo. Che qua dentro si fa di tutto per farmi fare tardi. Signorina, più veloci di così, andiamo a sbatte. Sono 2 mesi che si vive all'avventura per la tua nouvelle fissazione per Altieri. Non è una fissazione, è un grande amore. Oh, un grande amore. Se fra voi due non c'è stato mai nulla. Non c'è bisogno, ci amiamo, lo so. Scusi, ma c'è qualcosa che non va? No, sa che cos'è? È che c'è un appuntamento molto importante con il mio fidanzato. E questo mi rende estremamente nervosa. Quante volte ti devo dire di non parlarmi davanti alla gente, che mi prendono per pazza? Il fidanzamento esiste solo nella tua fantasia. Non hai detto niente, hai detto. Lo vedi questo? E beh? Mi serve per ventolarmi. Se ventola. Questo qui non è un romanzo. Questo qua è un capolavoro di seduzione. Con questo qua oggi io prendo 2 piccioni con una fava, l'amore e la pubblicazione di melodrama. Ah, signori, andiamo su, andiamo. La tua tete sciacquerella sarà la tua rovina e anche la mia. Tu mi fai toccare i nervi. Signorina, è sicura di sentirsi bene? Ma come faccio a sentirmi bene? Con uno che sta sempre appresso a me, non mi fa fama, strapazza e mi fa passare per pazza. Ecco, va, meno male tu lo dici da sola. Amata! Senta, lei come si chiama, cicciotto? Guardi avanti e pensi... Mamma! Calla, è tutta colpa sua, signori! Vedi che succede a dare retta alle fregnacce della matta? Che si è fatto? Che è successo? Fermate la macchina! Ma bello, dimmi una cosa! Imbecille! Bravo, dimmene un'altra! Stronzo! Mamma mia, mi sento male, io non posso nemmeno guardare. Non potevi fare niente per evitare l'incidente di quel poveretto? No, io mi preoccupo di tua, non degli altri. Questa è la nostra regola. E poi con te c'è già troppo da fare. Ma che troppo è troppo? Io mangio, dormo, il mio lavoro è amo, normale. Mangi a credito, dormi un'ora a notte e questo lavoro è stato fumetto, fotoromanzi e incontri a luce rosa. La rivista dei cuori solitari, un lavoro così interessante. Oh, interessante e ben pagato. 2000 lire a lettera. E adesso questa nuova fissazione per i romanzi rosa. E perché? Perché la letteratura è tutta la mia vita, va bene? No, perché tu non sei la Duras, eh? Mannaggia a me, quando ho caricato quella. Piano. Ma guarda che me doveva capitare. L'ho vista all'ultimo momento. Te venga a trovare! Ma vaffanculo! Tu sei completamente impazzita per questo mezzo uomo e mezzo editore di Altieri. Mezzo uomo sarai tu che non sei riuscito neanche a evitare l'incidente. Con Ferdinando non sarebbe mai accaduto. Ecco, Ferdinando, senza Ferdinando, tanto non cambia niente. Caro cicciotto, la colpa è tutta di questo signore, il bello pilota. E per favore non ti azzardare a seguirmi da Ferdi, che faccio da sola e meglio anche senza Angelo Custode. Lili, calma-toi. Calma-toi, 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 arrivederci. Oh, questo è proprio un castigo di Dio. Mon ami, non lo dica a me. Dimmi di... Merci. Ah, se lei mi sentisse, cicciotto, le direi di evitare questo catastrofico ciclone di donna. 1, 2, 3, 4. Ecco qua, ci manca il 5. Chi è? Madonna mia.